Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le nuove misure che sono state prese per quanto riguarda le fasce di rischio epidemiologico, perché sono stati assegnati, come tutti i venerdì, i nuovi colori alle regioni con questi provvedimenti che scatteranno a partire dalla giornata di lunedì. Migliora in maniera importante la situazione pandemica sul territorio nazionale, con quasi tutte le regioni in zona gialla. Restano in 5 in arancione, ovvero Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Val d'Aosta, mentre invece c'è solo la Sardegna in zona rossa. Queste decisioni sono state firmate, come di consueto, dal ministro della Salute Speranza, in base a quelli che sono stati i dati della cabina di regia. Si prosegue però con attenzione anche per quanto riguarda i prossimi provvedimenti, con il dubbio principale che riguarda il coprifuoco. Al momento è stato confermato dal governo Draghi fino alle ore 22, ma si cercherà, per venire anche incontro a quelle che sono alcune richieste da parte soprattutto del centrodestra, di verificarne una possibile, uno slittamento magari di un'ora alle 23, o comunque un'eliminazione praticamente totale, in attesa però di miglioramenti che possono essere previsti soltanto nelle prossime settimane. L'Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato di continuare la somministrazione della seconda dose di AstraZeneca tra 4 e le 12 settimane dopo aver somministrato la prima, in linea essenzialmente con quanto previsto dalle informazioni sul prodotto. Secondo quanto sostiene l'EMA in una nota, il rapporto di rischi-benefici per il siero anglo-svedese rimane positivo per tutti gli adulti delle fasce di età. Gli effetti collaterali sono gravi, sono presenti, ma sono in misura davvero infinitesimale. Si stima che si verifichino una su ogni 100.000 persone vaccinate. Sono stati analizzati tutti i benefici e i rischi del vaccino, e sicuramente c'è un tasso di validità del vaccino di gran lunga superiore. Novità importanti anche per quanto riguarda Johnson & Johnson: arrivano dall'America perché le autorità sanitarie hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino, consentendo dunque la distribuzione, come si legge sull'agenzia ANSA. La decisione arriva dopo che una commissione di esperti aveva già dato il via libera alla ripresa della somministrazione del siero americano dopo una pausa di circa una decina di giorni per ulteriori accertamenti sugli effetti collaterali più gravi. Ricordiamo che erano stati riscontrati 6 casi di trombosi a fronte di 7 milioni di somministrazioni. Per le autorità a stelle strisce, la ripresa della somministrazione può riprendere però in modo praticamente immediato. Anche qui vengono ritenuti i benefici di gran lunga superiori ai rischi. Si consiglia però un'attenzione particolare alle donne più giovani, in maniera tale da poter poi scegliere loro quale vaccino effettuare. Nuovo bollettino dei dati Covid nazionali, diramato come di consueto dalla Protezione Civile Nazionale. Sono 14.761 i nuovi positivi del bollettino, a fronte di 315.700 tamponi processati, per un tasso di incidenza del 4,67%. Alto ancora il numero delle vittime: sono 342 in sole 24 ore. Calano però sia i ricoveri ordinari, con meno 654 posti letto occupati, sia quelli di terapia intensiva, con meno 42 posti letto occupati. Anche qui sul punto andiamo ad ascoltare le parole della cabina di regia. La situazione epidemiologica nel nostro paese tende gradualmente, anche se lentamente, a migliorare. Il tasso di incidenza scende da 160 a 157 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti, e l'RT si fissa intorno a 0,81, quindi al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è ancora intorno al 35%, quindi al di sopra della soglia critica. Però si incominciano a vedere gli effetti benefici delle vaccinazioni. Infatti la campagna vaccinale ormai ha accelerato il suo ritmo, e questo giustifica anche la possibilità di riaperture, seppur graduali. Naturalmente è bene comunque che le persone mantengano dei comportamenti ispirati alla prudenza.
I campani invece sono 1970, i nuovi positivi su 19.653 tamponi molecolari esaminati sono 687 le persone risultate sintomatiche, leggermente in aumento. Il tasso di incidenza supera il 10%, si attesta al 10,02%. Aumenta anche il numero delle vittime, sono 49, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 27 nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti 1.913, leggermente in salita il tasso delle terapie intensive occupate, sono 146 i posti letto occupati a fronte di una disponibilità di 656, calo invece dei posti di degenza ordinaria, erano nella giornata di giovedì 1.541 i posti letto occupati, nel bollettino di ieri invece ne risultano 1.513. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato nella sua consueta conferenza stampa del venerdì, ha fatto riferimento al coprifuoco alle 22, ha detto il governatore: si tratta di una presa in giro, la mia idea è mantenere il coprifuoco, ma apriamo i ristoranti e consentiamo fino alle 23 il rientro a casa, fino alle 23:30, magari conservando lo scontrino in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, riferimento anche alla campagna vaccinale delle isole del Golfo di Napoli. Sentiamo proprio le parole del presidente De Luca. Altro elemento di contraddizione. Decidiamo di aprire le attività dopo il 26. C'è un tema che riguarda i ristoratori. Ma si può dire noi apriamo di sera fino alle 22? Parlando anche ai ristoratori, è chiaro che questa è una presa in giro. La mia idea è molto semplice, manteniamo il coprifuoco alle 10 quanto vogliamo noi, ma se non dobbiamo prendere in giro i ristoratori, ferme restando le esigenze di sicurezza, di contingentamento, di distanza da tavolo a tavolo, mi pare ragionevole consentire l'apertura dei ristoranti fino alle 23 di sera e il rientro a casa fino alle 23:30. Perché se esco dal ristorante devo avere la possibilità di tornare a casa, magari mantenendo lo scontrino da esibire eventualmente alle forze dell'ordine. Questa sarebbe stata una cosa ragionevole. Poi tutto chiuso, ma per tenere tutto chiuso è anche il coprifuoco, come io ritengo necessario fare ancora per parecchie settimane. Sarebbe necessario avere il controllo da parte delle forze dell'ordine. Ma ancora oggi mancano le decisioni fondamentali rispetto al controllo del territorio. L'Italia rimane abbandonata a se stessa. Zona rossa, zona gialla, zona arancione, stupidaggini. L'Italia è abbandonata a se stessa. E ancora oggi, a un anno di distanza, io non trovo l'approvazione di un piano specifico di impiego delle forze dell'ordine per il controllo del territorio in funzione anti-Covid. Esprimo una valutazione critica nei confronti del commissario di governo, perché ad oggi la Campania è sotto di 200.000 dosi di vaccino. Si diceva appunto delle ordinanze, le abbiamo sentito anche nelle parole del presidente De Luca, sono state appunto firmate le ordinanze 15 e 16 con riferimento alle misure da adottare per quanto riguarda l'emergenza da coronavirus, in particolar modo con l'ordinanza 15, attenzione al tema delle scuole secondarie superiori, dove si prevede che qualora risulti incompatibile la possibilità di effettuare le lezioni in presenza con il 70% degli studenti, come prevede il piano nazionale, si può prevedere la misura del 50%, in maniera tale che deve essere comunque una soglia minima, non si può andare al di sotto. Si demanda poi alla Direzione Generale della Mobilità
di monitorare l'attuazione anche del piano trasporti scolastici definiti con le singole prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, di disporre eventualmente anche dei servizi aggiuntivi per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per gli utenti. Si diceva poi della campagna vaccinale, è stato previsto nella ordinanza numero 16 con riferimento appunto non solo alla campagna nelle isole del Golfo, ma è stato disposto che tutte le aziende sanitarie della Campania possono realizzare nei territori di competenza all'interno delle categorie e fasce di età attive secondo il piano vaccinale vigente delle sedute o anche delle giornate vaccinali ad accesso libero al fine di offrire la maggiore offerta possibile di somministrazioni di vaccino ai soggetti naturalmente aventi diritto, con l'obbligo di assicurare la registrazione dei dati di adesione e avvenuta vaccinazione sulla piattaforma regionale Sinfonia. Come ha già detto il presidente De Luca, non ci sono momenti, minuti da perdere, soprattutto nessuna dose può andare sprecata. Restiamo a Napoli, caos nella notte nella centralissima Piazza Dante, infatti situazione particolarmente difficile anche da raccontare perché circa 200 giovani si sono dati appuntamento nel cuore del capoluogo partenopeo con alcol e musica per festeggiare, tra virgolette, il passaggio in zona gialla che avverrà da lunedì 26 aprile. A nulla è servita l'indicazione del coprifuoco alle 22 che è stato raggirato senza alcun problema. I carabinieri della compagnia Centro sono stati attirati dalla forte musica provenienti dalla piazza e si sono recati proprio a Piazza Dante per un controllo più approfondito, trovando una situazione davvero difficile con 200 ragazzi che violavano anche le più elementari norme contro il Covid. È stato necessario l'intervento di 10 pattuglie coordinate da un ufficiale ed è stato sciolto l'assembramento e disperso il gran numero dei presenti, molti già messi in fuga dall'arrivo delle volanti. Sono state identificate solo 25 persone sanzionate per aver violato le normative anticontagio. Nel caso di specie i 25 ragazzi erano stati sorpresi senza la mascherina protettiva. La Procura di Napoli fa riferimento all'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato parlando di spedizione punitiva con l'agguato al custode del parco archeologico di Pompei, con il decreto che è stato notificato nella notte, con quattro destinatari che dovranno difendersi dall'accusa di aver ucciso l'uomo colpendolo con un compressore e ferendolo mortalmente con una coltellata. I concetti che sono alla base dell'analisi del procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso: si parla di banalità del male e atteggiamento omertoso, una situazione delicata, ha detto Fragliasso. Da questa vicenda emergono queste due considerazioni, ovvero si tratta di un omicidio colposo in concorso aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Si è espressa brevemente anche la moglie dell'uomo, ha detto: non meritano le nostre parole, sono solo dei vigliacchi, non sarebbe mai morto il mio marito se non fosse stato da solo, c'era bisogno di quattro di loro e ci volevano le armi. Una situazione difficile, una situazione che ancora non si riesce a spiegare, una morte assurda con l'uomo che, lo ricordiamo, è stato assassinato per aver difeso la propria figlia, la quale poco prima era stata squarciata una ruota dell'automobile perché aveva parcheggiato in un posto auto in strada che era stato occupato con una sedia. Ad Avellino il sindaco locale Gianluca Festa ha parlato della situazione scolastica sul territorio irpino con la consueta linea di cautela per cercare di contenere quanto più possibile l'emergenza coronavirus anche negli istituti didattici. Sentiamo proprio le parole del primo cittadino. Stamattina si è tenuta una importante conferenza di servizi relativa alla vicenda caratterizzazione del sito di Campo Genova, grande collaborazione tra tutti gli enti presenti, è emersa la volontà unanime di risolvere la questione, contiamo di trovare una soluzione definitiva
entro il prossimo mese. In questo momento invece sono al comune, qui in compagnia dell'assessore Giacobbe, stiamo discutendo della vicenda relativa al ritorno in presenza anche per gli alunni delle scuole superiori. Al riguardo voglio anticiparvi quello che è il mio orientamento. Ritengo necessario continuare almeno per un'altra settimana a tenere le lezioni in DAD. Tra oggi e domani avrò anche una interlocuzione con l'ASL, così come prevede la norma, per poter poi firmare una specifica ordinanza. Vi annuncio anche che la prossima settimana ho intenzione di incontrare i rappresentanti degli istituti superiori della nostra città, perché ritengo indispensabile in questa fase, necessario, confrontarmi con voi studenti rispetto a una scelta importante relativa al vostro presente ma anche al vostro futuro. A Caserta il bollettino contagi coronavirus sul territorio con i soliti dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro: sono 365 i nuovi positivi a fronte di 2820 tamponi processati, per un tasso di incidenza che risale, arriva quasi al 13%, si ferma al 12,94. Non si registrano vittime nelle ultime 24 ore e ci sono 193 guariti, dunque risalita importante dei positivi in tutta la provincia di 172 unità. Caserta resta in cima per un numero di casi attivi con 481 positivi, c'è poi Marcianise con 447 e Maddaluni con 404. Ci sono anche alcuni comuni Covid free, si tratta di San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Rocca Romana, Letino, Liberi, Gallo Matese, Ciurlano e Castello del Matese. Restiamo nel casertano, ha parlato il dirigente dell'ASL di Caserta, Michele Tari, ha detto: abbiamo finito di vaccinare gli over 80 iscritti sulla piattaforma regionale, ma ce ne sono 4.500 che non si sono iscritti perché magari non riescono a farlo. Su questo è uno dei problemi principali che sta incontrando la campagna vaccinale, oltre alla rinuncia al siero di AstraZeneca che si aggira sul 30-35%. Intanto, per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state somministrate circa 245.000 dosi e il problema principale, come si diceva, sono le defezioni al vaccino di AstraZeneca, ha detto il dirigente Tari. Gli over 80 rifiutano poco però la somministrazione, il problema principale riguarda gli under 60. Infine un appello proprio ai 4.500 over 80 censiti che non si sono registrati, e sul punto è stato anche importante l'ausilio che giunge dai carabinieri di Caserta, che hanno comunicato che sono a disposizione dei cittadini qualora ci possano essere delle difficoltà nella campagna vaccinale, nelle prenotazioni. I carabinieri sono a disposizione della popolazione locale. Chiudiamo con il calcio, pronta per un altro impegno esterno la casertana, che è partita alla volta della Sicilia, dove domenica pomeriggio affronterà il Catania. Assente per mister Guidi lo squalificato Pacili e gli infortunati Matos e Dekic, mentre rientra dalla squalifica il portiere Avella. È stato anche convocato Turchetta, che ha recuperato da un infortunio muscolare. A presentare la sfida, come sempre, il tecnico Federico Guidi in conferenza stampa. Ne ascoltiamo un breve estratto. Chiaramente sappiamo che avremo di fronte una squadra estremamente competitiva, che con il cambio di allenatore secondo me è diventato tra virgolette più squadra, una squadra molto propositiva, una squadra che ha all'interno del proprio gruppo giocatori esperti di grandissimo spessore, di abilità tecniche. Quindi noi sappiamo che dobbiamo essere iperattenti in ogni situazione, perché in qualsiasi momento può arrivare un pericolo, e sappiamo ormai che siamo a 180 minuti dalla fine del campionato e siamo padroni anche del nostro destino, perché siamo veramente ad un passo da cogliere un risultato estremamente prestigioso che nessuno pensava che la Casertana potesse raggiungere. Quindi domani è il primo match point e che ci vogliamo giocare con tutte le nostre forze, con tutte le nostre carte a disposizione, per cercare di fare una grande partita
con la stessa mentalità con la quale siamo usciti dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Ma la nostra forza è quella di essere spensierati. Quando non lo siamo stati, spesso abbiamo incappato con prestazioni negative o con errori banali. Quindi noi dobbiamo essere spensierati, consapevoli che un certo tipo di mentalità nell'andare alla ricerca di fare la partita, con il coraggio di andare a provare anche a vincere la partita su dei campi difficili, ha fatto sì che ci ha portato fuori dalla lotta per non retrocedere e che ci sta facendo vivere qualcosa di insperato. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.